Oltre 200 partenti al 42esimo trofeo Siro Noferi di Montevarchi, che ha incoronato vincitore tra gli uomini Domenico Passuello del GS Lucchese e fra le donne Giulia Sadocchi del Policiano. Lotta fra il primo e il secondo classificato degli uomini, che ha portato al sorpasso di Passuello su Nucera nella discesa che portava al finale. Diciamo in pianura si era in 4, poi sotto Caposebio ho provato a fare la mia azione, ho scollinato un 10-15 secondi su Passuello e lui poi sul ritmo mi ha ripreso e in discesa ha avuto la meglio. Diciamo che quando l'ho raggiunto ho visto che comunque lui aveva speso molto per staccarmi, quindi io ho deciso, diciamo, di forzare un po' io la situazione per vedere un po' come stava, anche perché comunque dietro poi gli altri non erano lontani. Diciamo che ho fatto un po' l'azione in discesa, ancora abbastanza bene in discesa e pianura, quindi poi nel finale, gli ultimi 3-4 km, mi sono steso e sono andato via abbastanza fluido, diciamo, e è andata bene, insomma. Ottima l'organizzazione della Rinascita Montevarchi, che continua ad attrarre podisti da tutta la Toscana. Sono 210 settore adulti, 50 il settore ragazzi, veramente grandi numeri, perché per il primo settembre non ci immaginiamo, però è una gara entrata ormai nel panorama podistico toscano, siamo veramente contenti. Come ogni anno, tra i podisti il sindaco Chiassai Martini, che nella giornata delle finali del gioco del pozzo e della rievocazione storica è voluta essere presente. Una bella mattinata perché le iscrizioni continuano a crescere nonostante il perdono quest'anno sia venuto ancora prima, quindi molta gente in vacanza, un'organizzazione perfetta. Ringrazio la Rinascita perché ormai da 42 anni porta avanti questa importante manifestazione per la nostra città in questo giorno di festa, ma soprattutto un punto di riferimento per i tanti appassionati podisti di tutta la provincia, della regione e anche di fuori. Quindi questa partecipazione anche da lontano ci dà fiducia per continuare naturalmente il prossimo anno. È il settimo anno di mandato, gli anni passano, si sentono, quindi siamo in cerca di un nuovo sindaco più giovane e più sportivo.